Allora, se doveste cercare il numero 31 all'interno di questo BST, quali sono le operazioni che fareste? Beh, vi aiuto perché non mi sembrate particolarmente reattivi. Partiamo dalla radice 18, io sto cercando il 31, quindi se sto cercando il 31, questo è sicuramente nella parte, nel sottoalbero destro. 35, l'ho trovato? No. Se sto cercando il 31 è minore del 35, quindi è sicuramente nel sottoalbero di sinistra. 22, sicuramente nel sottoalbero di destra. 31, l'ho trovato. Quindi sono sceso lungo l'albero partendo dalla radice, a ogni passo sono sceso di un livello, ho salito di un livello, se il livello 0 è quello in alto e il livello più alto è quello di basso, ma sono sceso di un passo verso le foglie e arrivato in fondo l'ho trovato. Se cercassi il numero 6, parto dal 18, mi sposto a sinistra, 12, mi sposto a sinistra, 4, mi sposto a destra, 7, mi sposto a sinistra e cado fuori dall'albero. Esco, non c'è, e quindi il 6 non lo trovo. In questo caso sono sceso anche qui un passo alla volta e arrivato a una foglia in fondo, mi sono reso conto che il mio dato non c'è. In generale, cercare in un BST ha una complessità che è o grande dell'altezza del BST. Quindi il numero di passi che mi servono per trovare un dato all'interno di un BST è direttamente proporzionale all'altezza, anzi quasi uguale all'altezza, nel caso peggiore che io non lo trovi, è uguale all'altezza del mio albero. Questa è esattamente la complessità della ricerca dicotomica che vi aveva fatto vedere Fulvio. È una ricerca incredibilmente efficiente. Tenete presente che se l'albero è bilanciato, qualunque siano il criterio che noi stiamo usando per definire bilanciato, perché abbiamo visto che le definizioni possono essere leggermente diverse fra loro, comunque se il nostro albero è bilanciato, allora l'altezza è circa uguale al logaritmo in base 2 del numero di nodi. Questo vuol dire che cercare un elemento all'interno di un BST è un'operazione logaritmica, se il BST è bilanciato. Quindi decisamente un'operazione efficiente. Proviamo a vedere... a riprendere la tabella in cui avevamo confrontato l'array e la lista e aggiungiamo altre due colonne con la hash e il BST, che sono strutture dati che abbiamo fatto successivamente. Allora, aggiungere un elemento, ma nel caso dell'array e della lista è estremamente semplice, nel caso della hash di nuovo è un'operazione che fondamentalmente non mi portava via di tanto tempo, posso considerare tempo costante. Nel caso del BST in realtà è un'operazione logaritmica. È un'operazione logaritmica perché per inserire un elemento io devo inserirlo nel punto giusto. Quindi fondamentalmente se io devo inserire un elemento all'interno di un BST, quello che faccio è vado a cercarlo, la procedura che farei per cercare un elemento. Quando a un certo punto arrivo verso il fondo, quando arrivo a una foglia e quell'elemento non lo trovo, perché se lo voglio inserire non lo trovo, l'ultimo passo, quello è il punto in cui devo inserire il mio elemento. Quindi inserire un elemento ha un tempo logaritmico. Ugualmente rimuoverlo ha un tempo logaritmico e andarlo a cercare ha un tempo logaritmico. Quindi tutte le principali operazioni fatte all'interno di un BST hanno una complessità logaritmica. Ci sono delle operazioni all'interno di un BST che non hanno senso, ma queste operazioni tendenzialmente non hanno senso neanche all'interno di una hash. Ad esempio, sapere qual è un elemento a un certo indice non ha senso, perché hash e BST sono delle strutture dati non
lineari. Quindi rimuovere un indice oppure scoprire qual è l'indice associato a un qualche elemento. Quindi siamo in presenza di una struttura dati che, quando funziona bene, quando il DST è bilanciato, mi garantisce una complessità logaritmica su tutte le operazioni che io devo fare. Proviamo a scrivere effettivamente un BST. Di nuovo, la quantità di codice che è necessario usare è estremamente limitata. Allora, diciamo che nel mio BST, un nodo del mio BST ha una chiave e un dato. Per semplificarmi la vita, la chiave è un intero e il mio dato è una stringa. Non sono stato a mettere generics per chiave e dato, chiedendo che la chiave fosse un comparable, eccetera. Diciamo che è semplicemente un intero. E poi ho i miei tre soliti riferimenti, perché il BST è un albero binario, quindi avrò un riferimento al nodo padre, che mi è comodo ma non è indispensabile, un riferimento al nodo sinistro, al figlio sinistro, e un riferimento al figlio destro. Vediamo quali sono le operazioni fondamentali che io voglio essere in grado di fare su un BST. Beh, allora voglio cercare una chiave. Io, data una chiave, io voglio identificare il nodo che ha quella chiave. Voglio inserire un nodo, quindi voglio specificare un dato e una chiave e voglio inserire questo nodo all'interno del mio BST. Dato un sottoalbero, voglio trovare l'elemento minore di quel sottoalbero o l'elemento maggiore di quel sottoalbero. Dato un nodo, io voglio sapere qual è il nodo che viene prima e qual è il nodo che viene dopo, immediatamente prima e immediatamente dopo. E voglio poter cancellare un nodo. Allora, le operazioni di trovo il minimo, trovo il massimo, trovo il successore, trovo il predecessore, sono delle operazioni che hanno senso perché il BST è una struttura ordinata, non è lineare ma è ordinata. La differenza grande, il fattore dirimente fra un BST e una hash è che il BST è ordinato, la hash non è ordinata. Per cui un'operazione del tipo dimmi l'elemento più piccolo, dimmi l'elemento più grande, dimmi l'elemento successivo in un BST ha senso, in una hash no. Io non sarò mai in grado di sapere qual è l'elemento successivo a un dato elemento in una tabella di hash. Quindi il fatto di non essere in grado non vuol dire che non posso trovarlo, perché chiaramente se io parto dal primo elemento, li guardo tutti, arrivo in fondo, poi quello che è l'elemento successivo lo trovo. Però trovare l'elemento successivo necessita di spazzolarmi, di andare a guardare tutti gli elementi della hash, così come trovare l'elemento più piccolo in una hash. È un'operazione che io posso fare soltanto se mi metto con calma, li guardo tutti gli elementi e fra quelli chiaramente ne scelgo uno e scelgo il più piccolo. Quindi trovare il successivo, il predecessore, il precedente, il minimo e il massimo sono delle operazioni che sono possibili in una BST e sono le operazioni per cui io sono disposto a pagare questa leggera complessità in più rispetto alla hash, perché la hash ha una serie di operazioni con complessità costante. Avevamo visto che la complessità in realtà non è costante perché dipende da un numero di collisioni e dalla dimensione della chiave. Però a tutti gli effetti pratici possiamo dire che la hash ha una complessità costante, ma la struttura non è ordinata. Se voglio una struttura ordinata e efficiente, devo usare un albero, un BST. E in questo caso la complessità diventa logaritmica, però ho il concetto di predecessore, successore, minimo e massimo. Allora, procedura per cercare un nodo all'interno di un BST. Semplicissima. Semplicissima perché ormai abbiamo capito come funziona la ricorsione. Quindi, se
la chiave che sto cercando è uguale alla chiave del nodo corrente, allora l'ho trovata e posso restituire il nodo corrente. L'obiettivo è una procedura che mi permetta di trovare un nodo data una chiave. Quindi in questo caso, se la chiave del nodo è, se la chiave che sto cercando è uguale alla chiave del nodo, restituisco il nodo perché l'ho trovato. Altrimenti, se la chiave corrente è maggiore della chiave che sto cercando, allora devo andare a cercarmelo a sinistra. Chiamata ricorsiva a sinistra, beh, prima controllo che la parte sinistra ci sia. Per cui se la chiave che sto cercando è più piccola, no, se la chiave che sto cercando è, se la chiave del nodo corrente è più grande della chiave che sto cercando e esiste un sottoalbero sinistro, allora restituisco la chiamata ricorsiva sul sottoalbero sinistro. Discorso analogo sul sottoalbero destro. Se la chiave che sto cercando è più piccola, è più grande della chiave del nodo attuale, dovrò spostarmi a destra, quindi se esiste un sottoalbero di destra, restituisco quello. E altrimenti l'ultimo else? Beh, l'ultimo else vuol dire che non c'è, non l'ho trovata, non c'è sottoalbero di sinistra e volevo andare a sinistra, oppure non c'è sottoalbero di destra e volevo andare a sinistra, in questo, a destra, e in questo caso dico che non l'ho trovata e quindi restituisco null. Una procedura estremamente semplice. L'albero, il DST, è una struttura dati ricorsiva che è facile descrivere in modo ricorsivo e operare su questa struttura dati è estremamente facile con una procedura ricorsiva. Una manciata di righe di codice e io ho implementato e io ho realizzato una ricerca dicotomica. Come faccio a inserire un nodo? In realtà questo l'ho già annunciato, diciamo. Beh, allora, inserire un nodo, per inserire un nodo, quello che devo fare è far finta di cercarlo. Io faccio finta di cercare il nodo e a un certo punto mi troverò a uscire dal DST perché non lo trovo. A questo punto, l'ultimo punto in cui avrei dovuto trovare il nodo, lì è dove devo mettere il nodo. In questo caso il 69, vediamo un po'. Lo confronto, immagino di cercare il 69, quindi lo confronto col 65 e vado a destra. Lo confronto col 91 e vado a sinistra. Lo confronto col 73 e vado a sinistra. Lo confronto col 71 e vado a sinistra. Però vado a sinistra, in realtà esco dall'albero perché non lo trovo, allora lì è dove dovrò inserire il mio nodo, ovvero sia come figlio sinistro del 71. Quindi la procedura per inserire un nodo è esattamente analoga alla procedura di ricerca, soltanto che quando mi rendo conto che non l'ho trovato, lo inserisco in quel punto. E forse la procedura più complicata fra quelle che ho dovuto scrivere, magari voi riuscite a trovare un sistema più carino per scriverla. Allora, innanzitutto controllo se il mio BST esiste, perché se il BST non esiste, quindi se il nodo radice è nullo, allora inserire un nodo lo metto semplicemente come nodo radice. Altrimenti devo andare a far finta di cercarlo. Per far finta di cercarlo non uso però una procedura ricorsiva, perché in qualche modo perderei traccia dell'ultimo passo, mentre invece mi serve memorizzare qual è l'ultimo passo, l'ultima posizione in cui ero quando sono uscito, prima di uscire dall'albero. Quindi per fare questo uso due variabili, n ed m. N è il nodo su cui effettivamente io faccio la ricerca, quindi controllo la chiave, il nodo che devo inserire, quindi x di key con n di key, e decido se andare a sinistra o a destra. E m semplicemente contiene il valore di n un passo prima. Per cui tutte le volte entro nel ciclo while, mi salvo il mio n e lo salvo in m e poi aggiorno n.
a un certo punto n diventa null perché io esco dal mio BST. A quel punto lì m contiene l'ultimo nodo ancora dentro il BST, quindi la foglia in cui, a cui io devo attaccare il mio nuovo nodo è x. In questo caso io sto scrivendo una procedura per inserire un nodo, quindi immagino di avere già creato il nodo e semplicemente devo decidere dove andarlo a, a collegare. E a questo punto io so che devo collegare il mio nodo al il mio nodo x deve essere collegato al nodo m e devo decidere se lo collego a sinistra oppure a destra. Quindi faccio un ultimo controllo per vedere se deve essere un figlio sinistro o il figlio destro di m, che è una foglia. E questa è la procedura più complicata tra quelle che ho dovuto scrivere per il BST, l'inserimento di un nodo. Faccio finta di cercarlo, quando esco dal BST mi segno l'ultimo nodo e lo collego a quel nodo lì. Qui avevamo già visto che mi serve avere aggiungi figlio di sinistra, aggiungi figlio di destra, devono essere separate, perché non mi basta il concetto di aggiungere un nodo a un altro, aggiungere un figlio a un nodo, ma devo specificare se lo voglio aggiungere come figlio di destra o come figlio di sinistra. Allora, iniziamo a pensare al fatto che il BST è una struttura ordinata. Allora, le operazioni che ad esempio non sarebbero possibili con una hash. La prima operazione è estremamente semplice. Se io voglio sapere qual è l'elemento più piccolo di un sottoalbero, allora indico qual è la radice del sottoalbero, quindi diciamo che io voglio cercare qual è il nodo più piccolo nel sottoalbero che ha come radice 73. Chi me lo sa dire? La risposta è 69. L'elemento più piccolo del sottoalbero che ha radice 73 è l'elemento 69. Cosa ho fatto? Semplicemente sono andato avanti seguendo i link sul figlio sinistro. Quindi parto dalla radice e continuo a spostarmi verso sinistra finché posso. Tutto qui. Se io vi chiedo qual è l'elemento minore del sottoalbero che ha come radice 58, chi sarà? Risposta 55, ovvero sia mi sposto a sinistra finché posso andare. Dal 55 non posso più andare a sinistra, dovrei fare un passo a destra, però se faccio un passo a destra cresco. Invece, quindi mi fermo e il più piccolo elemento del sottoalbero che ha come radice 58 è 55. L'algoritmo è analogo per quanto riguarda il massimo. Allora, se io voglio sapere qual è l'elemento massimo del sottoalbero che ha come radice 73, cosa faccio? Mi sposto verso destra fino a che posso, e in questo caso troverò il numero 87. Se io mi chiedessi qual è il massimo del sottoalbero che ha come radice 53, la risposta è 58, io mi sposto a destra finché posso andare a destra, arrivato al 58 posso scendere ma non posso più andare a destra. Le procedure in Java per trovare il minimo e il massimo di un sottoalbero sono banali. Mi sposto finché posso andare a sinistra per quanto riguarda il minimo e mi sposto fin quando posso andare a destra per quanto riguarda il massimo. Tutto qui. Qual è la complessità di queste procedure? Lineare sull'altezza dell'albero. Quindi O grande di H. Se l'albero è bilanciato sarà O grande di logaritmo di n. Successore. Ecco, il successore è decisamente un problema maggiore. Qual è il successore di un nodo?
Il successore di un nodo è il nodo che viene subito dopo. Se io avessi i nodi scritti uno dopo l'altro, in base ordinati secondo la chiave. Ad esempio, qual è il successore di 65? Il successore di 65 è il 69. Allora, il successore di 65 è il 69 perché il successore, se il mio nodo ha un figlio destro, il successore è il più piccolo elemento del sottoalbero di destra. Quindi, se il mio nodo ha un sottoalbero di destra, vuol dire che ha tutto un elenco. Nel sottoalbero di destra ci sono tutti i nodi che hanno una chiave maggiore. Fra tutti i nodi che hanno una chiave maggiore, io vado a prendere il più piccolo. È abbastanza intuitivo come scelta. Io sto cercando qual è il successore di un nodo. Questo nodo ha un figlio destro. Nel figlio destro troverò tutti gli elementi che sono più grandi di lui. Fra tutti gli elementi che sono più grandi di lui, vado a prendere il più piccolo. E se il nodo non ha un figlio destro, ad esempio, chi è il successore di 87? Lo vedete il successore di 87? Il successore di 87 è 91. Allora, qual è la regola? Se io voglio trovare il successore di un nodo che non ha figli destri, allora io vado a cercare fra i suoi antenati e in particolar modo vado a cercare il primo antenato di cui il nodo è nel sottoalbero di sinistra. Allora, parto da 87, un antenato di 87 è 81, ma 87 è nel sottoalbero di destra di 81 e quindi è maggiore. Salgo ancora un livello, 80, però 87 è nel sottoalbero di destra di 80 e quindi è maggiore. Salgo ancora di 1, 73, però 87 è nel sottoalbero di destra di 73, quindi salgo ancora di 1, 91. Finalmente 87 è nel sottoalbero di sinistra di 91. Questo vuol dire che 87 è più piccolo di 91 e quindi il successore di 87 sarà 91. Il primo nodo fra i predecessori di 87, di cui 87 è figlio sinistro, discendente sinistro, diciamo così. Per scrivere questo, ma tutto sommato non è più difficile da spiegare che non da scrivere. Allora, se io ho un figlio, se io nodo ho un figlio destro, il mio successore sarà il minimo del sottoalbero di destra. Quindi semplicemente restituisco right get min. E altrimenti salgo di padre in padre fino a che non mi rendo conto che faccio parte della discendenza di sinistra. Quindi finché faccio parte della discendenza di destra, finché sono un figlio destro di mio padre, salgo. A un certo punto smetterò di dover salire. Questo fa sì che io debba definire un'altra funzione, che è quella che mi controlla se io sono un figlio destro. Io sono un figlio destro, chiaramente, se ho un padre, perché se no, se sono il nodo radice non sono figlio destro di nessuno, e se sto alla destra di mio padre, se sono il figlio destro di mio padre e ho un padre, allora sono un figlio destro. Allora, utilizzando questa funzione, tutto sommato il successore è una procedura abbastanza semplice da scrivere. Cosa possiamo dire per quanto riguarda il predecessore? Beh, qual è il predecessore di 35? Ovviamente 33.
E il predecessore di 40? Valgono esattamente gli stessi discorsi. Quindi se un nodo ha un figlio sinistro e quindi un sottoalbero di sinistra contiene tutti i nodi più piccoli di lui, allora il predecessore sarà il più grande del sottoalbero di sinistra. Se non ha un sottoalbero di sinistra, beh, allora devo cercare il mio predecessore fra i miei antenati e continuo a salire fin quando non trovo un antenato di cui io faccio parte della stirpe destra, quindi della stirpe di quelli più grandi. Appena ho trovato un antenato più piccolo di me, quindi il primo antenato di cui io sono figlio destro, quello è il mio predecessore, in questo caso il 35. Quindi 40, salgo 44, però 44 di nuovo è un antenato e io sono un figlio sinistro di 44, quindi 44 sarà maggiore di me, e così salgo di livello in livello fino a che non arrivo al 35. Scrivere il prova predecessore è un esercizio che lascio a voi. Vediamo la cancellazione di una foglia. Allora, cancellare una foglia in realtà è un'operazione che si porta dietro, non è così semplice. Innanzitutto devo trovare la foglia e poi innanzitutto per cancellare un nodo devo trovarlo, e poi ho diverse alternative, ho diversi scenari possibili. Il primo scenario è che io devo cancellare una foglia. Allora, se io devo cancellare una foglia, la cancello, semplice, non devo fare nient'altro che non cancellarla. Immaginiamo di dover cancellare una foglia, la prendo, la tolgo dal mio albero e la butto lì. Estremamente semplice. Altra possibilità. Io devo cancellare, il codice. Cancellare una foglia, mi basta cancellarla. Ricordate che io ho una procedura. Devo andare a controllare se sono un figlio sinistro o un figlio destro e aggiornare mio padre. Se io sono un nodo e devo essere cancellato, devo andare a vedere mio padre e modificare, cancellare il riferimento a me in mio padre. Il riferimento a me però può essere come figlio destro o come figlio sinistro, quindi devo controllare se io sono un figlio sinistro o un figlio destro e poi cancellare il riferimento nel padre. Leggerissimamente più complicato se io devo cancellare un nodo e questo nodo ha un unico figlio. Allora immaginiamo di dover cancellare un nodo con un unico figlio. Quello che devo fare è sostituire il nodo con il suo unico figlio. Quindi per cancellare un nodo che ha un unico figlio mi basta sostituire quel nodo con l'unico figlio che aveva. Ad esempio, se io voglio cancellare quel nodo, lo posso togliere e sostituirlo col suo unico figlio. Se avessi un nodo, non so, volessi cancellare il nodo 80, dovrei buttare via 80 e mettere al posto di 80 81, che poi ha come figlio 87. Quindi cancellare un nodo con un unico figlio, tutto sommato, è un po' più complicato, ma è ancora fattibile, diciamo. Innanzitutto devo capire qual è dei due figli. Se io sono un nodo che ha un unico figlio, devo scoprire se il mio unico figlio è un figlio destro o un figlio sinistro. Allora io assegno a C quello che è il mio figlio, se destro o sinistro. Ovvero, se a sinistra non c'è nulla, se a sinistra c'è qualcosa sarà a sinistra, se no prendo destro. E a quel punto vado a collegare il mio unico figlio nella mia posizione nel mio padre. Quindi se io ero un figlio sinistro, vado a mettere al mio posto il nodo C, e se io ero un figlio destro, vado a mettere nella mia posizione il nodo C. Non vado direttamente a scrivere
il campo del padre, perché dovreste ricordare che per aggiungere un figlio io devo anche aggiornare, devo aggiornare due puntatori. Devo aggiornare il puntatore del padre e il puntatore del figlio, perché il figlio deve puntare al padre e il padre deve puntare al figlio. Quindi tanto vale, ho una funzione che mi mette, che mi tiene la situazione in modo stabile, e quindi tanto vale chiamarla. Se no avrei dovuto mettere due assegnamenti. La cosa più complicata: se io devo cancellare un nodo che ha due figli. Allora, un nodo con due figli è leggermente più complicato e deve essere fatto in due passi. Sostituisco il nodo con il suo successore e poi cancello il successore. Per cui se io voglio cancellare un nodo, devo prima andare a prendere trovare il suo successore, sostituire, prendere il successore e copiare il contenuto del successore all'interno del nodo e a questo punto buttare via il successore. Quindi la procedura ha due passi. Prima trovo il successore, copio i dati del successore e poi lo elimino. Quindi se io voglio cancellare un nodo che ha due figli, trovo il successore, mi copio i dati del successore nel nodo corrente e poi cancello il successore. In qualche modo è quasi una chiamata ricorsiva, però la ricorsione non va tanto avanti. Non va tanto avanti perché io sono nella situazione in cui un nodo ha due figli, quindi il successore non è un antenato, ma è sicuramente, fa parte dei discendenti del nodo. Il fatto che faccia parte dei discendenti mi assicura che il successore sia o una foglia o un nodo che ha un unico figlio. Il successore di un nodo non può avere due figli, perché se no esisterebbe un nodo più piccolo, e se ne esiste un nodo più piccolo non sarebbe quello il successore, ma sarebbe il nodo più piccolo. Quindi io sono sicuro che il successore o è una foglia o ha un unico figlio, il che vuol dire che lo riesco a cancellare in fretta, perché abbiamo visto che cancellare una foglia o cancellare un nodo che ha un unico figlio è abbastanza veloce. Quindi trovo il successore, lo copio, copio i suoi dati e poi cancello il successore. Metà dei testi suggerisce di fare questo, l'altra metà dei testi suggerisce di fare la stessa cosa ma con il predecessore. Non cambia nulla, basta mettersi d'accordo e scegliere una delle due strade. In ogni caso io devo sostituire un nodo con un nodo che era a lui molto molto vicino, quindi o il successore o il predecessore. E poi se è il predecessore, copio i dati del predecessore e poi cancello il predecessore. Valgono le stesse considerazioni per cui il predecessore sicuramente non ha due figli e quindi cancellarlo è più veloce. Questo fa sì che la procedura cancella nodo in realtà sia fatta da tre, mette insieme questi tre blocchetti, queste tre cancella nodo scritte sotto. Se è una foglia, quindi il figlio sinistro è null e il figlio destro è null, allora posso cancellare la foglia e abbiamo visto che era assolutamente semplice cancellare una foglia. Altrimenti, se a sinistra è null oppure a destra è null, sono nel caso in cui ho un unico figlio e allora chiamo la procedura un unico figlio, altrimenti chiamerò la procedura cancella nodo con due figli. La procedura cancella nodo con due figli, come abbiamo visto, a sua volta richiamerà la cancella nodo, quindi chiamata ricorsiva. Da delete node, arrivo a delete node con due figli, delete node con due figli, chiama, cancella nodo, però qui vado, la seconda volta che viene chiamata la cancella nodo, vado o nel primo o nel secondo caso e quindi si risolve. Ricorsivo, due livelli ed è finito. Ma guardiamo
la complessità. Allora, praticamente tutte le operazioni che abbiamo visto, tutte le operazioni di trova il più piccolo, trova il più grande, trova il successore, trova il predecessore, eccetera, sono tutte operazioni che, in cui io mi muovo all'interno del mio albero in verticale. Scendo verso il basso, salgo verso l'alto, ma non mi sposto a destra, non devo esplorare i miei nodi. Quindi sono tutte operazioni di complessità lineare rispetto all'altezza dell'albero. Regola veramente a spanne, spannometrica, non so quanto possiate trovarla scritta in modo formale. Tutto sommato, se io devo usare veramente una struttura dati perché mi serve fare qualcosa, non è che non devo superare un esame di programmazione, ma ho scritto la struttura dati perché effettivamente devo memorizzarci qualcosa e le performance sono importanti. Tutto sommato sono contento se l'altezza dell'albero è compresa in qualche modo fra logaritmo in base 2 di n, che è l'albero super pieno con tutti i nodi presenti, e due volte logaritmo in base 2 di n. Allora, se l'altezza è qualcosa che sta qua in mezzo, sono contento e sta funzionando tutto. Se l'altezza è maggiore di due volte logaritmo in base 2 di n, vuol dire che il mio albero sta degenerando e tendenzialmente devo prendere qualche misura correttiva, perché sennò le performance iniziano a essere troppo, troppo scarse. Allora, misure correttive ne esistono e procedure per bilanciare alberi sono state studiate e presentate e si possono trovare andando a cercare in giro codice sotto il nome di bilanciamento degli alberi, rotazioni in gran parte. Tutto sommato io posso immaginare di avere un insieme di nodi, e se io ruoto questo insieme di nodi, per cui qualche nodo che era in alto lo butto a sinistra, qualche nodo che era in basso lo tiro su, ottengo un qualche cosa che è un po' più bilanciato di quello di cui sono partito, e tutto sommato mantengo ancora la struttura ordinata dell'albero. Allora, le rotazioni sono decisamente più complesse di tutte le procedurine che abbiamo fatto durante questa lezione, quindi non le vediamo. Se vi interessano, andatele a cercare e guardate. Io devo dire, uso spesso, mi è capitato più volte di usare alberi in programmi che faccio, non ho mai avuto il coraggio di scrivere una qualche procedura di bilanciamento basata su rotazione. Esistono delle altre strutture dati che si chiamano, no, che vengono sotto il nome di alberi che si bilanciano automaticamente. Sono delle strutture dati che in qualche modo hanno dei meccanismi per cui si rendono conto che l'albero sta degenerando e riescono durante l'inserimento, durante la cancellazione, un minimo ad aggiustarsi e a ribilanciarsi. Quella probabilmente più famosa sono gli alberi red-black, poi esiste anche qui una letteratura incredibilmente vasta su quelli che sono gli alberi, cioè quelli che sono le strutture dati di alberi che si autobilanciano, scapegoat, AVL, AB, molti, non ne guardiamo nessuna, se vi servono probabilmente questi non vale la pena di implementarli, ma prenderli e trovare una qualche libreria che li implementa se vi serve e poi semplicemente utilizzarli. Per quanto riguarda il BST, anche qui ho provato a scrivere questo è il
BST, come avevo detto, semplicemente il chiave, dato e poi tre riferimenti. Tutto sommato mi è comoda una funzione per stampare il una funzione per stampare il no, per stampare un nodo, e in questo caso stampo la chiave, due punti, il dato associato a quella chiave e poi qualche informazione che mi permettano di capire in che punto è il mio nodo all'interno del BST, in particolar modo se è la radice, se è una foglia, se è un figlio sinistro, se è un figlio destro. Queste sono delle informazioni che quindi vedendole su schermo mi permettono con un foglio di carta di disegnare il mio BST e di controllare che stia andando là. La ricerca ve l'avevo fatta vedere, è questa manciata di righe, semplicemente parto da un nodo e decido se muovermi a destra, a sinistra o restituire null. Per quanto riguarda l'attraversamento, la visita, uso unicamente la visita in order. Allora, visitare in order, in ordine, un BST ha un effetto immediato ed è quello di avere l'elenco delle chiavi nell'ordine che sto usando. Perché io parto dalla sinistra, poi salgo sul genitore e riscendo, quindi la visita in order di un BST fornisce l'elenco delle chiavi nell'ordine corretto, nell'ordine che io sto usando per fare i confronti. Poi ho le mie procedure per inserire un figlio a sinistra, inserire un figlio a destra, i vari controlli che mi dicono se il mio nodo è un figlio sinistro, se è un figlio destro, se è una foglia oppure se è la radice. Le due procedure che abbiamo visto per andare a vedere se per andare a trovare il minimo e il massimo del sottoalbero, il successore, cancella un nodo che ha le sue chiamate, le sue tre procedure per cancellare un nodo. I tre casi, un figlio, due figli e nessun figlio. Il BST avrà la procedura per inserire un nodo, che a questo punto vado a scrivere nella classe BST, non nella classe nodo. E mi può essere comoda una funzione, come avevo detto, la funzione add inserisce un nodo all'interno del mio BST. Se io voglio passare la chiave e il dato, allora ho un'altra funzione che invece di accettare un nodo accetta una chiave e un dato. Questa funzione non fa nient'altro che creare un nodo, metterci quella chiave, metterci quel dato e poi chiamare la prima funzione per andare a inserire il nodo. La ricerca controlla, se ricordate la procedura di ricerca, prima di chiamare la mia procedura di ricerca devo controllare se la radice esiste, perché se io chiamassi direttamente la mia procedura di ricerca dicendo richiamala sul nodo radice e il mio BST fosse vuoto, la radice sarebbe nulla e quindi otterrei un errore. E la procedura di attraversamento invece in questo caso non controllo, qui sbaglio a non controllare se il BST sia vuoto e semplicemente attraverso il mio BST chiamato. Esempietto, inserisco una serie di valori. Vedete che benché io li stia inserendo in un ordine più o meno casuale,
ottengo nella mia visita i valori nell'ordine corretto. Quindi il primo che stamperà è 3 ed è una foglia ed è un figlio sinistro, poi trovo 5 che è un figlio sinistro, poi troverò 6 che è di nuovo una foglia ed è un figlio destro, a questo punto trovo 10 che è la radice, 20, 40 e 99 che si spostano sul sottoalbero di destra. Se cancello, vedete che cancello 99 che era un sottoalbero di destra, a cui erano non era una foglia, quindi al 99 erano collegati, in realtà era collegato come figlio sinistro il 40. Cancellando il 99 il tutto continua a funzionare esattamente come era precedentemente. Potete vedere il 40 che prima era una foglia ed era un figlio di sinistra, essendo stato cancellato suo padre che era il 99 è diventato sempre una foglia, però si trova a questo punto trasformato in un figlio di destra, perché sono nel caso in cui ho cancellato un nodo con un unico figlio, il 99 aveva un unico figlio, e quindi è stato rimpiazzato dal suo unico figlio che era il 40. Perché ho fatto così? Ma soprattutto come faccio a smettere di toglierlo? Fine. Fondamentalmente basta. Ripeto, la quantità di codice è estremamente limitata e nonostante questo sono riuscito a costruire un BST quasi completamente funzionante. Adesso probabilmente non funziona se è vuoto, io provo a cercare un elemento, a attraversarlo se è vuoto, può avere ancora qualche bisogno di qualche piccola limatura, però dovrebbe sostanzialmente essere un oggetto che già posso usare e un oggetto che mi dà una complessità logaritmica su tutte le operazioni fondamentali che posso dover fare, quindi successore, predecessore, il minimo, massimo, inserimento e ricerca. Ripeto l'ultima volta, la ragione per cui scegliere di utilizzare una struttura ad albero rispetto a una struttura a tipo hash è perché io sono interessato ad avere un ordinamento negli elementi. L'albero ha un ordinamento degli elementi e questo lo pago con delle operazioni logaritmiche, lineari sull'altezza, quindi logaritmiche se l'albero sta venendo bene, mentre la hash è più veloce ma non ho nessun concetto di ordinamento e quindi non posso usarla se ho bisogno di, ad esempio, spostarmi da un elemento al successore o al predecessore. Questo conclude, non è che un certo anticipo la parte sul BST. Ci sono domande?